Sono ormai giorni che non si parla di altro, di questo strano incendio a San Giorgio Albanese. Pareri e testimonianze discordanti, in alcuni casi addirittura opposte. Abbiamo seguito sin da subito come Mystery Hunters l'evolversi della vicenda, sguinzagliando amici, giornalisti e contatti, ma il materiale raccolto restava frammentato, confuso e indelineabile. Allora, non potendo fare prima, per ovvi motivi, ci siamo avventurati martedì 14 maggio nel luogo, fra virgolette, del delitto. Raccogliendo i nostri dati e le nostre impressioni, dopo aver riscontrato una certa reticenza da parte degli abitanti della zona nel dichiarare qualcosa, ci siamo avventurati, non senza autorizzazione del proprietario del terreno, sulla collina teatro degli eventi. Cosa sapevamo? Punto numero 1. Una luce rossa in cielo, alcuni dicono fluttuante, altri che lascia una scia, altri ancora che si ferma e cade. Punto numero 2. Tutti concordi nel vedere delle fiamme, in pochi hanno descritto però la scena con ampie fiammate. Punto numero 3. Alcuni dichiarano di aver udito un boato e dopo di aver visto la collina incendiarsi. Punto numero 4. Alcuni hanno avvistato strani oggetti e luci, prima e dopo. Punto numero 5. Addirittura ci sono giunte notizie su un avvenimento di una settimana prima, dove sempre in zona si dice sia stata raccolta da una persona una pietra caduta dal cielo e che a seguito di questo ritrovamento, la stessa, ha riportato gravi ustioni. Non è chiaro se il contatto sia stato diretto o se le ustioni siano la conseguenza di radiazioni, ma di questa notizia nessuna traccia. Alla luce di tutte queste voci smentibili e tutte da verificare, con addirittura foto di navi aliene tirate in ballo, siamo arrivati in contrada Colucci a San Giorgio Albanese. Lo scenario che abbiamo trovato è molto meno apocalittico di quello descritto sui giornali, in un primo momento quasi insignificante. Ma come sempre in questi casi, la differenza viene data dai dettagli. Ci siamo subito resi conto che non vi erano variazioni elettromagnetiche di alcun tipo e che non vi erano eventuali crateri da impatto o segni che potessero lasciare intendere lo schianto di qualcosa, tranne una delimitazione del corpo forestale dello Stato che intimava di non oltrepassare il suddetto punto. Andando avanti nelle ricerche, però, ci siamo resi conto che non vi erano segni evidenti di mezzi sul terreno. Quelli presenti risultavano essere molto vecchi, e ciò si evince dal fatto che l'unica strada percorribile con dei mezzi era piena di erba e cespugli, integri, e dunque non percorsa la sera precedente. Non abbiamo riscontrato tracce che possano indicare l'utilizzo di idranti. Il terreno, tra le altre cose, sembrava molto secco e argilloso. Certo non è stato irrorato la sera prima per spegnere un incendio. Gli arbusti e l'erba sono piegati in diversi punti, in due distinte direzioni. Il primo asse di flessione dei piccoli arbusti e dell'erba, semi bruciata, sembra percorrere dall'inizio del rogo in basso a destra sull'asse nord-ovest verso sud-est, in diagonale sulla collina. Il secondo asse di flessione di qualche gruppo erboso, sparso dalla cima fino alla base della collina, è sull'asse nord-sud. I restanti cumuli erbosi dell'intera collina e i piccoli cespugli non hanno alcuna piegatura o presentano flessioni casuali e non raggruppate. Un'altra rilevanza fisica riguarda il terreno. In alcuni punti in prossimità del punto mediano della collina si presentano piccoli dossi paralleli a forma semicircolare, distanti 30-40 cm l'uno dall'altro. Ritornando però alla strana conformazione di alcune chiazze di vegetazione, molto schiacciate ma mai spezzate alla base, e soprattutto la loro flessione in due assi direzionali, ci sorge il sospetto che la causa di questa conformazione delle piegature ripetute sull'area possa essere la conseguenza di uno o più boom sonici. Due qui le possibili spiegazioni. O l'arrivo di un oggetto dal cielo che è esploso poco prima di toccare terra, generando l'onda d'urto che ha bruciato le piante e le ha piegate nella stessa direzione e frastagliando forse anche il terreno,
oppure che le piante siano state piegate per la combinazione calore e vento nella medesima direzione in tempi diversi. C'è qualcosa però che non torna. Il calore doveva essere abbastanza forte da dover piegare tutte le piante, cosa che invece non si è verificata. Alcune sono rimaste verdi e in piedi, come se nulla fosse. Il terreno è bruciato solo in superficie. Basta scavare un paio di centimetri per verificare che sotto è completamente normale. Inoltre le pietre sono tutte quasi vetrificate, quindi sottoposte ad una forte radiazione di calore, ma perfettamente integre e umide nella parte sottostante, come se qualcuno con un lanciafiamme sia passato a divertirsi per qualche secondo. Le abitazioni più vicine sono in linea d'aria a 300-400 metri e non crediamo che ieri sera abbiano giocato con lanterne cinesi, anche perché l'aria è totalmente coperta da campi coltivati e circondati da frequenti punti incolti, ricchi di cespugli secchi e quindi facilmente infiammabili, quindi anche rischiosi per le coltivazioni stesse e per l'incolumità delle persone che vi abitano accanto. Inoltre la struttura in fil di ferro della lampada cinese, se di questo si tratta, non crediamo sia una prova da sottrarre per verificare chissà quale danno, considerando che il terreno, per quanto privato, è uno spazio vuoto, ampio e totalmente incolto per diverse centinaia di metri quadri. Il bosco e l'uliveto di fronte alla collina sono perfettamente intatti e non sembrerebbero abbiano subito alcun danno da questo fantomatico incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sono stati ritrovati dei pezzettini di bambù e due piccoli frammenti di fil di ferro, proprio nel punto delimitato dal Corpo Forestale dello Stato. Le domande da porsi sono: se quel punto è il luogo del ritrovamento del corpo del reato, si suppone che sia stato rastrellato per bene, una notte e una mattina intera. Come mai sono rimasti pezzi abbastanza evidenti di bambù e alcuni pezzettini di fil di ferro? E perché lasciarli precisamente raggruppati al centro del piccolo cerchio creato con il nastro da delimitazione? Che sia un maldestro tentativo di insabbiamento? Quel che è certo è che una lanterna cinese, se mai fosse arrivata in quel punto, non avrebbe potuto generare quel danno. Le poche sterpaglie presenti, anche se alcune completamente secche, a causa del sole e della siccità, non si incendiano così rapidamente, specialmente in quel versante della collina, riparato dalle correnti ventose e dalle brezze. Quindi cos'è successo davvero? E se fosse stato un meteorite esploso a mezz'aria, cosa ci sarebbe di così strano da dover coprire? Il vero mistero qui è nel chi vuol coprire uno dei più antichi fenomeni naturali. Poi, che ci si voglia speculare sopra è un altro discorso, parlando di UFO crash, la Roswell italiana e vi dicendo. Possiamo dire ciò che vogliamo. Secondo noi, ad analisi ancora non ultimate, non ci sentiamo di sentenziare sull'episodio, ma supponiamo, dai dati fin qui raccolti, che trattasi di meteorite cinese. A buon intenditore,